Il governo è pronto ad emanare un nuovo decreto salva Ilva dopo la decisione dei magistrati tarantini di confermare il sequestro senza facoltà d'uso di AFO2 e quella dell'azienda di un possibile stop dell'intero ciclo produttivo. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi auspica che si possano trovare soluzioni in grado di mantenere in sicurezza l'attività produttiva, salvaguardare i livelli occupazionali e procedere al più presto al completamento dei lavori di risanamento nello stabilimento di Taranto. La soluzione c'è, scrive in una nota il sindacato di base USB dell'Ilva, e si chiama Investimenti. Nonostante 7 decreti e il susseguirsi di commissari e subcommissari, prosegue l'USB, sembra quasi che pretendere salute e sicurezza all'Ilva sia diventato quasi un reato. Il premier Renzi, all'indomani dell'ultimo decreto, disse: «L'Europa non mi impedirà di salvare i bambini di Taranto, ma visti i risultati», conclude il sindacato, «l'unica cosa sicura è che se continuiamo così i nostri bambini rimarranno orfani». Dal capoluogo ionico ieri sera la leader della CGIL Susanna Camusso ha esortato Palazzo Chigi a convocare un tavolo urgente sulla questione, aggiungendo che la sicurezza dei lavoratori viene prima delle esigenze produttive. Intanto PisLink ha chiesto al presidente della regione Puglia Emiliano di revocare all'Ilva la facoltà d'uso dei parchi minerali e ieri sera, come annunciato, la fiaccolata di cittadini e associazioni tarantine in memoria di Alessandro Moricella, giunta fino a Piazza Gesù di Villa Lavoratore all'Arione Tamburi.